Una cosa l'abbiamo notata tutti, dopo il gol di Cristian Galano sei stato l'unico ad andare ad esultare sotto la curva e 90 minuti di grandissima qualità hai fatto. Beh, sicuramente per essere stata la prima partita secondo me possiamo essere più che soddisfatti, perché comunque a parte il risultato che era importantissimo perché ci ha permesso di passare il turno di Coppa Italia, secondo me con il passare dei minuti, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto una grande prestazione. E per quanto riguarda il gol, per me sono sempre stato, diciamo, uno di loro, un tifoso, quindi ero il primo che era il più contento quando i giocatori venivano a esultare sotto la curva, andavano a esultare verso i tifosi, quindi so che cosa si prova. È stato un gesto istintivo, mi trovo lì sotto e è stato un gesto istintivo che non ho neanche pensato due volte di farlo. Due assist nella serata, due gol. Sì. Comunque è stato molto bravo sia Cristian a mettere dentro la palla sul primo gol che Tommaso sul calcio d'angolo, però sono molto contento, sì, per i due assist. Hai preso coraggio nel corso dei minuti, poi hai diretto la squadra anche con grande disinvoltura, sembrava quasi che ti stessi divertendo. Ma sicuramente abbiamo giocato, come ho già detto, un calcio molto pulito, soprattutto nel secondo tempo, quindi come hai detto tu, sì, con il passare dei minuti sia io che tutta la squadra abbiamo acquisito più consapevolezza di quello che stavamo facendo, abbiamo trovato più geometrie e siamo riusciti a uscire meglio dalla pressione comunque dell'Olbia. E anch'io ho trovato, diciamo, più facilità nel giocare perché comunque ci siamo mossi meglio con il passare dei minuti e quindi siamo riusciti anche a fare i due gol. Ecco Marco, io voglio chiederti, quando stavi a due metri dalla linea di porta, perché non hai tirato? Quale forza per non tirare? E poi vorrei ancora un po' riavvolgere il filo dei ricordi dalla tua convocazione in Serie A a Napoli. Quanta strada è passata, quanto hai desiderato giocare qui all'Adriatico? Ma sicuramente sul primo gol, appena ho stoppato la palla, comunque ho visto che ero così vicino alla porta, ho visto Cristian che era messo in posizione migliore, quindi per forza di cose siamo una squadra, dobbiamo ragionare di gruppo, non possiamo ragionare in maniera individuale perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi Cristian era messo meglio di me e fargli il passaggio è stato talmente facile che poi tutto è andato bene. Riguardo la prima convocazione, certo, il pensiero c'è sempre, comunque io sono legatissimo a questa società e il desiderio di tornare a giocare era grandissimo. Io speravo che prima o poi comunque arrivasse l'occasione per poter giocare all'Adriatico, per poter giocare di nuovo nel Pescara, anche perché non avevo mai giocato con la prima squadra e quest'anno è arrivata l'occasione, spero di ripagare al massimo la fiducia del presidente, del mister e del direttore. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, tu sei arrivato a Pescara con le caratteristiche che conoscevamo, ovvero vertice di un centrocampo a tre, e invece ti sei dimostrato già super pronto per quello che è il calcio che vuole Auteri, cambiando anche un po' l'interpretazione del tuo ruolo. Ma sicuramente quando ho parlato con il mister e con il direttore, con la società, sapevo che appunto il suo modulo è quello del 3-4-3, quindi con due centrocampisti a posto di tre, quindi con un vertice basso. Nonostante questo, subito, diciamo, ho messo la testa a posto, ho cercato subito di concentrarmi perché sapevo che non era un ruolo che non avevo praticamente mai fatto, però secondo me quando, diciamo, un centrocampista soprattutto sa giocare a calcio e vuole appunto giocare a calcio, deve saper giocare in tutte le posizioni del campo riguardo il centrocampo. Adesso che sia a tre, che sia a due, secondo me cambia poco. Come vuole che giochiamo il mister a centrocampo mi può permettere a noi centrocampisti anche, diciamo, di spingerci più avanti rispetto che giocare a tre da vertice basso. Tu hai detto che sei stato sempre un tifoso del Pescara, ora sicuramente l'obiettivo è far bene e certamente non vogliamo alzare l'asticella, ma ecco, qualora tornassi con il Pescara in Serie B, cosa saresti disposto a fare? Facci un fioretto. Ma adesso questa domanda è un po' difficile perché sinceramente non ci avevo mai pensato, non ci avevo ancora pensato, perché comunque certo il pensiero è quello di tornare in Serie B con il Pescara, ma prima di stare a guardare l'ultima giornata dobbiamo ancora giocare la prima, quindi il campionato non è ancora lungo, è ancora iniziato, quindi c'è tantissima strada ancora da fare. Sicuramente l'obiettivo, anche come hai detto tu, è quello di fare un grandissimo campionato, non solo grandissimo ma di vincerlo, che c'è molta differenza tra fare un grande campionato e poi vincerlo. Riguardo il fioretto, non so, adesso non ti so dire, magari più là
ti saprò dare una risposta. Ti faccio l'ultima domanda io, magari una considerazione da fare con l'allenatore, però approfitto di come parli bene e di come parli senza peli sulla lingua. Nel secondo tempo la squadra ha fatto sicuramente meglio rispetto al primo. È un caso che c'era Dursi da numero 9, finto 9, che faceva da raccordo con voi? Magari De Marchi era più dentro l'area di rigore, oppure no secondo te? No, secondo me no, perché alla fine tutti gli interpreti, tutti noi giocatori siamo tutti quanti fortissimi e tutti quanti adatti a questo modulo di gioco. Dobbiamo semplicemente conoscerci un pochino di più, adesso che sia De Marchi o che sia Dursi nel primo e nel secondo tempo, ma che sia un altro è la stessa cosa. Sappiamo che diciamo le giocate che proviamo sono quelle predefinite, sappiamo appunto come dobbiamo muoverci. Adesso l'unica cosa è conoscerci un pochino meglio, ma questo sicuramente avverrà in modo naturale, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento.